Definire il problema vuol dire fare il primo passo verso la soluzione. Buongiorno. Un terzo è la quota di europei che avranno più di 65 anni nel 2060. Tra di noi, il 12% avrà addirittura spento 80 candeline o più. Meglio così. Ma ecco, a meno di essere un supereroe, più si invecchia, più si ha bisogno di cura. Questo lavoro di cura spesso è fornito da professionisti, ma non sempre e non soltanto. Il lavoro di cura più diffuso è quello cosiddetto informale, assicurato da familiari non formati e non remunerati. L'80% delle persone anziane in situazione di dipendenza è così preso in carico dalla cerchia familiare. È bello, ma circa il 50% degli aiutanti familiari svolge anche un'attività professionale con la quale deve trovare una conciliazione. Circa il 40% degli europei si prendono cura o si sono presi cura di un familiare anziano. Senza contare coloro che si occupano di un figlio, un coniuge, un fratello, una sorella, un amico privo di autonomia. Tutti noi saremo, prima o poi, nel corso della nostra vita professionale, aiutanti. E non è facile. Una ricerca europea condotta su 6.000 aiutanti ha determinato che una persona su 7 ha dovuto ridurre il suo tempo di lavoro a causa dell'aiuto fornito a un familiare. Altri hanno dovuto rinunciare a una promozione e all'aumento di salario che ne consegue. E poi, questi aiutanti familiari sono spesso assenti, è vero. Ed è un rompicapo per i datori di lavoro. O si assentano per aiutare il loro caro, oppure non si assentano, ma si ritrovano spesso in malattia, costretti dalla stanchezza, logico. Quando si tira la corda, si finisce per spezzarla. Tanto più che questo carico si aggiunge generalmente ad altre discriminazioni. Prima di tutto, riguarda prevalentemente i meno abbienti. Gli altri hanno i mezzi per impiegare un professionista che curi il loro caro. E inoltre, la maggior parte degli aiutanti sono delle aiutanti. A seconda dei paesi, le proporzioni di uomini aiutanti si situano tra un quinto e quasi la metà. Non così allarmante a prima vista, salvo che più il volume di aiuto aumenta, più lo scarto cresce. Tra gli aiutanti per più di 2 ore al giorno, i 3/4 sono donne. Sorprendente? Non proprio, se andiamo alla fonte del problema. Prendiamo l'esempio di una coppia etero nel caso in cui un familiare ha bisogno di qualche ora di aiuto a settimana. Quando compariamo i salari, chi perde meno sacrificando il lavoro straordinario o il tempo pieno? Statisticamente è la donna. Perché oggi ancora gli uomini guadagnano in media il 29% più che le donne in Europa. Allora evidentemente tanto vale sacrificare il reddito inferiore, logico. Allo stesso modo, più si sale nella gerarchia, più la quota di uomini aumenta. E siccome sembrerebbe complicato gestire un lavoro di responsabilità a tempo parziale, avremo molto più tendenza a sacrificare le donne, che hanno carriere in media meno importanti. Ma oltretutto, questo sacrificio non fa che incrementare un'abitudine ben ancorata da noi. Chi prende un part-time per occuparsi dei figli? Le donne. Aiuto ai figli o ai cari in situazione di dipendenza? Stessa battaglia, e sempre le donne in prima linea. In breve, le diseguaglianze esistenti sono il terreno perfetto per far crescere la discriminazione nei confronti delle aiutanti familiari. E allora, che fare? Smettiamo di nascondere il problema sotto al tappeto. Cominciamo a parlarne e occupiamocene davvero. Ci sono delle soluzioni. Riconoscere le assenze senza preavviso al lavoro. Compensare le perdite di salario e la perdita di diritti alla pensione. Facilitare l'accesso all'aiuto professionale. Tutto questo costa, sì, ma le aiutanti informali fanno risparmiare somme folli alla società, evitando che gli anziani siano presi in carico dai servizi, pubblici, ad esempio. Certo, c'è molta strada da percorrere per arrivare a un mondo ideale, ma ogni passo ci avvicina, anche il più piccolo.